voi lo sapete perfettamente, Elisabetta Casellati, che è la seconda carica dello Stato, Presidente del Senato, donna, persona con un curriculum assolutamente al di sopra di ogni sospetto, però avete visto che tutta l'area del centro-sinistra non è entrata alla prima chiama, sta entrando alla seconda chiama per astenersi. Non sappiamo quale sarà il risultato, in linea di massima, conti alla mano, non dovrebbe farcela, non c'è ancora stato lo spoglio, quindi il mio è non discorso. Dovrebbe farcela la Casellati o il centro-sinistra? Non dovrebbe farcela la Casellati in questo momento, perché il centrodestra da solo non ha i voti, altrimenti avrebbe probabilmente sostenuto Berlusconi qualche giorno fa. Quindi non sappiamo esattamente cosa succederà. Questa è la grande provocazione positiva però rivolta al centro-sinistra, perché la smetta di porre veti e si decida davvero ad assumere insieme una candidatura pienamente condivisibile. Ma se dice così vuol dire che avete bruciato la Casellati? No, noi non l'abbiamo bruciata, noi abbiamo una grande fiducia in lei, nelle sue capacità e nelle sue competenze, altrimenti non l'avremmo candidata, attenzione. Ma l'andamento dell'Aula in questo momento mi permette di dirle che, non essendo entrati in cabina tutti quelli del PD, tutto il Movimento 5 Stelle, poi probabilmente anche altre persone, non avendo noi tutti i numeri per poterla votare, probabilmente non ci sono stati quei voti aggiuntivi che avrebbero permesso di raggiungere il quorum. E la Casellati cosa ha detto di tutta questa manovra? La Casellati io non l'ho sentita, è seduta lì sullo scanno più alto dell'Aula insieme a Fico. Credo che lei credesse nella possibilità che anche dalla parte del centro-sinistra ci fosse una consapevolezza della qualità del lavoro svolto in questi 4 anni e poi in precedenza del suo curriculum. È sorprendente l'atteggiamento del centro-sinistra, e includendo in questo anche il Movimento 5 Stelle, questo atteggiamento così critico nei confronti della seconda carica dello Stato. Letta l'aveva scritto perfino. Letta l'aveva scritto anche in un modo francamente sgradevole, perché il famoso tweet non ci si esprime in questo modo nei confronti di una persona che comunque vadano le cose, da lunedì sarà ancora la seconda carica dello Stato, addirittura se non riusciremo ad eleggere qualcuno sarà il presidente vicario, cioè con questi paradossi che a volte la democrazia ci espone.